Sono passati 50 anni dalla sua morte, eppure Padre Pio continua ad essere vicino in qualche modo alle persone. C'è una prima testimonianza che vi facciamo ascoltare. Attenzione, perché sono convinta toccherà il vostro cuore. Guardate. Mi prendevo raffreddori di continuo. Sono andato dal medico e il medico mi ha chiesto di fare una visita al torace. E qui mi hanno trovato tutto quello che dovevano trovare. Il caso del signor Antonio nasce come un caso complesso sin dall'inizio. Viene fatta una diagnosi di una brutta neoplasia del timo con infiltrazione degli organi circostanti e si decide di tentare un intervento chirurgico indubbiamente piuttosto complesso. Era la mattina prima dell'operazione che io non avevo ancora deciso niente, stavo indeciso fino all'ultimo se farlo o meno. Parlavo con mia moglie, con i miei figli, però nessuno di loro mi sapeva dire sì o no. È passata Suor Michelino la mattina che mi ha portato questa foto. Ed è proprio lì che mentre stavo nel letto e guardavo il quadro di Padre Pio che mi è venuta una luce che mi diceva che mi dovevo operare. E in quel momento ho deciso, ho chiamato la famiglia e gli ho spiegato tutto. Fortunatamente l'intervento è andato molto molto bene, il paziente ha avuto un post-operatorio assolutamente tranquillo, il signor Antonio ha condiviso con noi questa scelta, lui e i suoi familiari, ha accettato i rischi che purtroppo esistono sempre e quindi ci ha messo un grande coraggio. Cambiamento che è una speranza di vita, di continuare a vivere, invece prima speranze non ce n'erano, la speranza è una bella cosa, perché io ho due figlie, di cui una è ancora minorenne, e li voglio tanto bene, e hanno bisogno di me. No, un abbraccio a questo nostro amico, perché è veramente una testimonianza all'insegna della tenerezza e della speranza.